Diane Schur si siede al piano e comincia ad incantare il pubblico con la sua calda e vivace voce. Una voce che, come molti sanno, riesce ad ottenere un'estensione di 3,5 ottave. Lei, infatti, famosa per gli acuti e per la flessibilità delle sue corde vocali, ha collaborato durante la sua carriera con artisti come Ray Charles, B.B. King, Quincy Jones e molti altri, esplorando diversi generi ed ottenendo molteplici riconoscimenti internazionali. La rassegna Jazz in Campo di Pietra quest'anno ha superato ogni aspettativa con una serata inaugurale degna dei più blasonati appuntamenti musicali, umbri e toscani per intenderci. Direttore artistico del festival Sabina Farinaccio, che ha fatto del jazz e dell'incontro tra artisti diversi del panorama italiano ed internazionale la cifra stilistica dei propri programmi. Di Diane però ci colpisce soprattutto la grande forza interpretativa, l'energia e la simpatia che riesce a trasmettere durante la sua performance, nella quale si abbandona a sentite interpretazioni. Diddle, così ama essere chiamata, cantante bianca dalla voce da nera. Qualcuno l'ha paragonata a Ella Fitzgerald da quando Stan Getz la scoprì nel 79. Da allora la sua carriera è stata costellata da continui successi, riconoscimenti ed incisioni discografiche, 19 ad oggi. Sicuramente in un inizio con il botto, come si suol dire, una prima serata straordinaria, aspettiamo tanta gente ancora per domani sera e per domenica sera. Abbiamo iniziato bene e che questo sia proficuo per il prosieguo della manifestazione. Una manifestazione che quest'anno ha dato anche un tono a Molise Live, lo possiamo dire. Ma noi, voglio dire, speriamo di aver dato un tono, sicuramente siamo consapevoli che forse abbiamo dato un tono internazionale senza precedenti forse per il Molise. Credo che una vincitrice di 2 Grammy Awards non si sia mai esibito in un palco su un teatro molisano. Noi abbiamo avuto questa occasione, l'abbiamo sfruttata al volo quando abbiamo avuto questa opportunità. Speriamo che questo faccia bene al Molise e non solo a Campo di Pietra. Però non mi soffermerete intanto su questa cosa, non mi